problema del Mezzogiorno non si risolva con gli aiuti, lo dimostrano 50 anni di sperpero di denaro pubblico che hanno fra l'altro arrecato un danno molto maggiore al Mezzogiorno che non ai contribuenti del Nord che hanno finanziato il trasferimento, perché al Sud questi aiuti hanno praticamente distrutto il funzionamento corretto del sistema di incentivi. Per decenni è stato detto ai giovani meridionali: per avere successo nella vita non è necessario impegnarsi, è necessario avere in tasca la tessera del partito più opportuna, e questo naturalmente ha spostato la parte migliore della popolazione dal settore produttivo al settore politico burocratico assistito. Ha condannato al ristagno e a una situazione di sottosviluppo le regioni meridionali. Non c'è alcun dubbio altresì che mentre si dovrebbe por termine a questa insensata demenziale politica degli aiuti, bisognerebbe viceversa partire da un presupposto: ha senso tassare nella stessa misura contribuenti ricchi e contribuenti poveri? A questa domanda credo che tutti risponderebbero di no. Ha senso gravare gli stessi carichi fiscali regioni ricche e regioni povere? Ovviamente no. Quello che le regioni del nord già considerano intollerabile per il sud è assolutamente devastante, perché sono molto più poveri e quindi non se lo possono permettere. Per questo io avevo suggerito che si adottassero politiche fiscali differenziate, suscitando le ire dell'allora commissario europeo Monti, il quale non si capisce bene perché ritiene anti-europeo che i 5 milioni di siciliani facciano quello che hanno fatto i 3 milioni di irlandesi, cioè avere una fiscalità insensata.